Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quinty Channel. Oggi sono qui con questo secondo appuntamento di oggi per quanto riguarda le notizie di Red Dead Redemption. Se vi siete persi il video uscito qualche ora fa, andatevelo a vedere. Comunque, l'altro giorno Rockstar Games ci ha rilasciato delle informazioni su alcune cittadine o villaggi di Red Dead Redemption 2, offrendoci dettagli e soprattutto nuove immagini che vi mostrerò durante questo video. Ovviamente vi lascerò la fonte ufficiale nella descrizione. Iniziamo proprio dalla cittadina Valentine. Rockstar la descrive violenta, sguaiata e laboriosa cittadina del Heartlands. Valentine attrae commercianti, mandriani, cowboy, scommettitori, fuorilegge, prostitute da ogni angolo d'America, tutti in cerca di denaro, divertimento e caos. E come potete vedere, queste sono le immagini rilasciate dedicate a questa cittadina. Cittadina che abbiamo visto comunque in diverse occasioni nei vari trailer o gameplay. Tra l'altro descritta anche nella demo provata da quelli di Every Eye e Multiplayer.it. Comunque sia, se volete ulteriori informazioni, guardatevi il mio precedente video. Successivamente abbiamo la cittadina Annesburg. La vita non è facile per i minatori e le loro famiglie ad Annesburg, che rifornisce di carbone il paese tramite il fiume Lanahashi. Penso si legga così, raga, non lo so, da quasi un secolo. Le condizioni di lavoro sono tremende e la paga è misera. Molti uomini, oltre alla dignità, in miniera hanno perso anche la vita. E qui abbiamo altre immagini che riguardano appunto questa zona. Tra l'altro, zona di lavoratori è molto molto povera. Successivamente abbiamo Saint-Denis, uno dei snodi commerciali più importanti del paese. La città di Saint-Denis è un melting pot di culture e persone dove alta società, uomini d'affari, marinai, mendicanti e ladri vivono a stretto contatto. E qui le immagini. Successivamente abbiamo una delle zone che non vedo l'ora di esplorare, ovvero il Monte Hagen. Il Monte Hagen, una delle vette più rinomate delle Grizzlies del Lambarino, svetta sul lago Isabella a ovest e sul torrente Beartooth a est. Quest'ultimo è il principale passaggio che permette di attraversare la catena montuosa dell'ovest e si collega al fiume Dakota più a sud. E qui, ragazzi, immagini veramente spettacolari. Tra l'altro, ragazzi, è stato anche confermato che ci sarà la neve sugli alberi, ma mi pare ovvio. Ci sarà sui vestiti, si accumulerà anche sui cavalli. Successivamente abbiamo Rhodes. Rhodes, cittadina del sud, apparentemente pura e impeccabile, in realtà è stata tormentata per anni dalla lotta intestina tra Braithwaite e i Grey, due famiglie proprietarie di piantagioni. Qui abbiamo l'immagine di una rapina, l'immagine di Mica Bell con il resto della banda, c'è anche Arthur dietro, e niente ragazzi, queste due immagini. Poi abbiamo Strawberry. Strawberry era poco più di un umile paese di taglialegna, prima che arrivasse il suo nuovo sindaco, un eccentrico della costa occidentale. La sua ossessione di trasformarla in un polo del turismo di lusso suscita l'ilarità dei suoi concittadini. E qui abbiamo altre immagini, ovviamente ufficiali. Infine, l'ultima zona è Lagras. Quella di Lagras, un piccolo insediamento situato nelle paludi di Bayonnois, penso si lega così, raga, non lo so, nelle Moyan, è una comunità per lo più autosufficiente che si sostenta rivendendo i frutti della pesca e facendo da guida ai viaggiatori che desiderano visitare la zona. E qui abbiamo Arthur Morgan all'interno di questa palude e poi Arthur Morgan che non so che cosa sta facendo, ragazzi, sembra che ci sia una carcassa di animale morto, non riesco a capire cosa sia, ragazzi, fatemelo sapere voi nei commenti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra e soprattutto ditemi quale di queste città o paesi vi, diciamo, incuriosisce di più. A me sinceramente è il monte che, diciamo, è la parte più figa, a mio parere, il Monte Hagen, che mi incuriosisce veramente tantissimo. Fatemi sapere quindi la vostra nei commenti, noi ci vediamo all'ultimo video di oggi in cui andremo a parlare di Red Dead Online. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!